Lasciatevi trasportare con noi ora, in questa calda notte di luglio, verso uno stato di assoluta tranquillità, con questo prossimo pezzo di pianoforte. Uno stato di assoluta tranquillità. Ma si sentono quando parlano? Dai, il pezzo è carino. E tu non ti senti così tranquilla? Certo, tutti i problemi della vita sono spariti. Quanto vorrei che fosse così. I volti della protesta, Di Maggio e Campo, accusano il sindaco Padrin di essere coinvolto, assieme al corpo di polizia locale, negli eventi. Il segretario comunale Bernini, ovviamente, smentisce l'accusa. Soltanto nella giornata di oggi sono state segnalate altre due persone scomparse. Carmela Butti, una commerciante di 39 anni, e Andrea Sven, uno studente universitario di 19 anni. Lo conosci? È un mio compagno di università. Merda mia. Monica, mi spiace un sacco, giuro. Ma ti prometto che lo troveremo come tutti gli altri. Non cominciare, Leo. Non cominciare. Cominciare cosa? Ce la dobbiamo andare. Lo sai che non possiamo. E ti prego, non roviniamo anche questo momento. Ti prego. Cosa dobbiamo fare? Ignorare la cosa. Ma non ignoriamo nulla. Le manifestazioni le abbiamo fatte per ottenere delle risposte. Luca dice che sono inutili. Ma che c'entra adesso, Luca? Zeno non l'ascoltassi nemmeno. Non l'ascolto. Cioè, non vorrei, ma se dovesse avere ragione. Scappiamo. Ho organizzato tutto. Come? Mi sono presa cura di tutto. Domani facciamo la prenotazione dei biglietti. Monica, non puoi farmi questo. Farti cosa? Non possiamo farlo ora, tutto qua. Invece sì, proprio ora. Cosa vuoi fare? Rimanere qui e sparire pure tu? Monica, voglio capire che cazzo sta succedendo. Stanno scomparendo tutti. Il tuo amico Carlo, il mio amico Chris. Christian, Elia, si chiama Christian. Questo non è un poliziesco americano e tu non devi fare l'eroe che salva la situazione. Possiamo andare. Stai impazzendo. È la tua ansia che parla, Monica. Sei uno stronzo. Tu sei una codarda. Ti lasci sempre trasportare quella ventata di panico che ti travolge. E poi sono io, sempre io, a dover raccogliere i pezzi, come quella volta nel bosco. Per favore, non parlarne, ti prego. Ci eravamo promessi di non parlarne. Cinque minuti ci ha lasciati da soli, senza preavviso, ok? Ma 5 minuti? E io non so cos'hai, cosa dicevi di vedere, urlavi come una pazza. Domani faccio i biglietti. Questa di Marinella è una storia vera che
scivolò nel fiume a primavera. Ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella. Comunque, questo a me piace. A te? Boh, non lo so, questo poi ti copre tutta la caviglia. Oi! Bentornata. Buonasera. Ciao Nora. Ciao. Chi vuole un po' di whisky? Scusa Carla, per caso hai visto se Luca è entrato dalla mia stanza? No, no, ero io, ho preso le sigarette. Luca è uscito un'oretta fa. Tre orette fa. Tre? Ma di già! Tu quando vivi non capisci più niente. Rispondi? Non è una domanda vera. Monica, tu la consideri una domanda? Non lo so. Visto? Non è una domanda normale. Sì, solo perché tu non sai rispondere. Certo che so rispondere. Di essere coinvolto nelle sparizioni di diversi cittadini. Oggi ne abbiamo altre tre da riportare. Intanto Carla! Annunci dietro le mura stanno venendo Luca! Pubblicati su tutti i giornali locali, ma al nostro sindaco sembra ancora non importare molto. Stai bene? Aldo, penso sia morto. Monica, mi dispiace. Vuoi che ti aiuti? In che senso? In che senso chiamiamo il veterinario? No, no. Se volete aiutarci a scoprire la verità, ci troviamo tutti insieme domani in piazza Mezzanotte. Ricordate, l'occhio non si chiude. Parlavo di come lo sai? Che non c'è molto da fare. A me pare parecchio morto. Sai cosa? Non voglio dire cose stupide. Mi dispiace veramente. Come può essere successo? Ehi, Monica! Va meglio? Cos'è successo? Waldo, sono sparite altre persone. Sì, altre tre. Speriamo che sbuchino fuori. Già. Di sicuro con le richieste pacifiste di Elia tutto andrà bene, no? Luca, sei uno stronzo, dai, non è il momento. Tranquilla, lo so che lo fa per darmi fastidio. Sì, dai, lo sai che ti voglio bene, su. Ma vai a fare in culo. Non andartene, dai! Mangia con noi. Devo andare, ho un appuntamento in agenzia, sono quasi in ritardo. Vuoi partire davvero? Penso di sì. Elia? Che dice? Pensa sia una splendida idea. Ricordati che abbiamo un turno stasera.
Samantha, hai visto per caso Elia? Oggi? No, il mese scorso, sì, oggi. No, non ancora. Perché? Al furgone con il resto della roba e le casse. Doveva venire mezz'ora fa, ma non si è più fatto sentire. Mi dispiace, non so come aiutarvi. Se non arriva entro 20 minuti. Lara! L'hai trovato? Indovina. Niente. Niente. Scusami, Lara, ma se non si fa sentire da tutto il giorno, forse è il caso di andare a controllare. Non c'è tempo, dobbiamo raggiungere gli altri. Arrivo. Ma aspettate, se non si è fatto. Monica, no! Vieni con noi. Scema io a chiedere. Ci vediamo. Scomparso no, non credo che a noi faccia tanta differenza. Quindi mi stai dicendo che vuoi solo due biglietti di andata? Sì, è fattibile? Tesoro, come ti dicevo al telefono, se ti sei preoccupata di trovarti il visto, sennò io non posso aiutarti. Ho ricevuto una borsa di studio per un programma accademico, magari mi danno il visto da studentessa, non lo so. Vabbè, certo, quello funziona per te. E per Elia? Elia? Il mio ragazzo, il mio accompagnatore. Tesoro, lui deve arrangiarsi. Sai, sono gelosa di Waldo. Come mai? Può volare, è libero. Non è incatenato a un luogo fisico. Monica, sta letteralmente dentro ad una gabbia. Ma che dici? Oddio, ho fatto a lui quello che i nostri genitori hanno fatto a noi. Anche noi possiamo volare, lo sai. Non invecchieremo qui. Quando? Monica, quando? Non lo so. Un giorno lasceremo questa bolla insieme. Porteremo anche Waldo. Non l'ho comprato per abbandonarlo. Non è comprato, è adottato. È adottato e poi ingabbiato. In realtà, per quanto riguarda Elia, stavo pensando, potrei usare il telefono per chiamarlo un attimo. Chiamarlo? Sì. Col telefono, se posso. Vai veloce. Grazie. Se devi usare il cesso, è intasato. Il cadavere di Anna Bernini, una delle quattro scomparse dell'altro ieri, è stato ritrovato sulle sponde del Boyle. Si tratta del secondo ritrovamento degli ultimi giorni, entrambi purtroppo non felici. Hanno ritrovato il cadavere di Anna. Per favore, Luca, non ce la faccio ora. Dicono che sia stato riportato su dalla corrente del fiume. Hai sentito Elia? Non riesco a trovarlo. Pensi che sia scomparso? Non lo so, io voglio solo trovarlo, ti giuro. Dai, Monica, non preoccuparti. Voglio dire, è un uomo che sa prendersi cura di sé. Dico sul serio. Ok, ma non significa nulla per me. Monica, non ti devi preoccupare. Sarà troppo impegnato a sabotare le proteste di oggi, su. Devi sapere che Elia ha rubato il furgone dove c'erano i megafoni e i petardi. E se te lo chiedi, la cosa mi fa altamente incazzare, sì. Sono sicura che non l'ha fatto apposta. Dai, Monica, non raccontiamoci bugie. Conosci Elia tanto quanto lo conosco io. Sappiamo che per lui un petardo dal diametro di 3 centimetri è violento quanto una bomba. Sai cosa?
Tu sfotti tanto i suoi metodi pacifisti, ma non state ottenendo molto nemmeno voi militanti. Monica, ma tu odi proprio prendere una posizione. Forse è per questo che Lia si è rotto il cazzo di te. Scusami, non sono arrabbiato con te, scusa. Senti, devo andare al lavoro, tu puoi per favore andare a cercare Lia a casa sua, per favore? Mi sento tremendamente in colpa, dovevo fermarlo, dovevo tenerlo con me. Monica, va bene, vado a casa sua. Però hai, che so, una copia delle chiavi nel caso non dovesse aprire? Sì, ce le ho, stanno nella mia borsa. Ok. Prendere pure. Aprirà. Sì. Luca, grazie. Grazie al cazzo. No, signore, stia tranquillo. I servizi di spesa online non sono sospesi per le proteste. Ma sta chiamando il posto sbagliato, qui ci occupiamo di salute mentale, non di spesa. Senta. Impiegata del mese. Ha cominciato a urlare perché non potevo fare nulla per la sua voglia di cotechina. Oh.
Sei preoccupata? Vedi, tu sei più brava di me in questo lavoro. Dai, ma cosa ti passa per la testa? Elia, sono preoccupatissima. Non me ne frega più un cazzo delle proteste, voglio solo ritrovare Elia. Cioè no, ovviamente sono nauseata da tutto questo. Gente che sparisce, nessuno che fa qualcosa. Come io non ho fatto niente per fermare Elia. Stai dicendo boiate. Grazie. Ah no, te lo dico da mica, stai dicendo proprio stronzate. Ci eravamo promessi di scappare lì assieme. Pensati, l'altra sera ero pure convinta di averlo visto. C'ho le visioni, Carla, ti rendi conto? Aspetta, in che senso? Quando sei entrata in camera mia per prendere le sigarette, la sera che c'era Nora, dalla finestra aperta ti ho scambiato per Lia. No, Monica, io sono abbastanza sicura che la finestra in camera tua fosse chiusa quando sono passata io. Cosa? Senti, puoi rispondere tu per favore? Perché questo spumante mi sta dando un po' la testa, ho bisogno di bere un po' d'acqua. Mensana, come posso aiutarla? Monica, ma che è successo? Cosa fai? Lasciami. Ma che cosa dici? Guarda, sei svenuta. Sta sanguinando tutto il naso per... Lasciami andare. Ma che cosa fai? Ma sul serio? Ma che cazzo c'hai? Non sto bene, io credo... Guarda, io ti porto in ospedale adesso. No. Ma sul serio, ma ti stai comportando da pazza? Se lo dici tu. Forse è vero. Senti, mi aspetta. Guardami, non lo intendevo, veramente. Però adesso andiamo in ospedale perché veramente tu ti stai sanguinando. Ti sanguina il naso, Monica. Che succede? Nulla, siamo con voi. Ne ho trovate altre due. Stanno alla piazza, noi non c'entriamo niente. E che le è successo? Un'emorragia. Così a caso? Senti, noi non c'entriamo niente con le proteste. E cosa ci fate per strada a quest'ora? Che cos'è un interrogatorio? Sinceramente noi non rispondiamo alle tue domande. Carla, lascia stare. Ma no, sti sbirri arrivano e pretendono di fare tutte le domande che vogliono. A me non sta bene. Che cazzo succede? Venite con me. Corri, Monica! Corri! Thank you.
voce di un'ulteriore sparizione. Paolo Caru, 19 anni, alto, capelli mossi, scuri. Sarebbe uscito questo pomeriggio sulla sua bicicletta, una city bike rossa di circa 3 anni, stando a quanto ci riportano i suoi familiari. Non si sarebbe più fatto sentire da allora. Ma ti sembra la tua di bici? Sì, sì, l'ho persa qui a qualche parte ieri sera. Però aspetta, non è che se l'è portata a casa Monica? No, no, Monica è tornata a casa con la sua bici, quindi no. Non si è neanche preoccupata di venirmi a trovare. È dovuto venire Luca a portarmi il suo regalino. Fa niente, comunque non la vedo. Va bene, continuiamo a cercarla. Andiamo. Aspetta, ma quella è la bici di Monica, vero? Sì, 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 è lei. Monica! No, no. Non può essere qui. Monica! Monica, dove sei? Monica! Monica! Monica, ci senti? Monica! Monica!